La principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta, ha sempre avuto un ruolo di primissimo piano dentro e fuori le mura di Buckingham Palace. Per questo la defunta sovrana l'ha designata come prima dama nei piani per il funerale che si terrà il prossimo 19 settembre. E per lei ha voluto una dispensa speciale, ammiraglio pluridecorato. Indosserà l'uniforme militare con i pantaloni, proprio come i suoi fratelli. In occasione del 70° compleanno, infatti, la principessa è stata promossa al rango di generale e chief marshal nella RAF. La sovrana, dando prova di grande modernità, ha cambiato la tradizione per la figlia. È la prima volta che vediamo una principessa in uniforme militare ad un evento così solenne. Nata il 15 agosto 1950, Anne Elizabeth Ellis Louise Mountbatten Windsor, coniugata Lawrence, è la secondogenita di Elisabetta e Filippo. Ottima cavallerizza, al punto da arrivare alle Olimpiadi di Montreal nel 1976, ha scosso l'opinione pubblica per una liaison negli anni 70 con Andrea Parker Bowles, futuro marito di Camilla, oggi regina consorte. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, è stata per anni la confidente più stretta di Carlo. I due sono legati da vero affetto, dimostrato anche in pubblico in diverse occasioni. Il suo ruolo a corte è sempre stato improntato sulla scia di quel servizio alla corona amato dalla madre. E il suo ultimo compito, il più triste, sarà quello di vegliare il corpo della sovrana fino alla fine.